che praticamente devo avere il porto d'armi, cioè devo fare i documenti, devo andare in comune a fare i documenti. Quindi sì, ho un brufolo, quindi evitiamo di rompere i coglioni, perché i commenti base sono... Sì, 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 ce l'ho, giuro. Allora, e non è neanche una macchia sul vostro schermo, ho il brufolo, veramente. Allora, sapete che io adoro trollare nelle chat, mi sembra ovvio ed evidente. Bene, in questo video però ci sarà un piccolo cambiamento, nel senso che alcune cose le ammutolirò, cioè le dirò ma le ammutolirò. Perché? Sapete che io dico parolacce perennemente e cosa è, e continuerò a farlo. E continuerò a farlo di buon grado, perché non vedo perché dovrei iniziare a fare bim bum bam se il canale non è bim bum bam. Quindi le continuerò a dire, le dirò anche in questo video, quindi dirò un buco del culo così per farvi capire che lo farò. Però in questo video, come in tutti i video in cui farò delle chat a tema un po' più zozzarello, mi bollinerò e per lo stesso motivo potrò magari rifare le chat erotiche, però le bollinerò, cioè le chat erotiche, i racconti erotici, ma bollinerò, ammutolirò alcune parole, perché YouTube è molto coerente, perché se io dico merda secca in un panino, va bene, perché l'ho detto così per dire, ma se io lo dico in un ambito, diciamo, un po' più zozzarello, un po' spinto, non va bene, perché poi rientra nella sfera sessuale, nella sfera erotica, nella sfera zozza, e non va bene. Sempre parole sono, non è che faccio vedere quello che dico, però siccome YouTube è molto coerente, assecondiamo il buon YouTube, quindi dirò sempre il cazzo che voglio, come sto appunto facendo, però in questo tipo di video alcune parole le ammutolirò e voi potete leggere tranquillamente il labiale, anche perché è una parola che bollino, non è che bollino tutta la frase, e ci arrivate di per senso, perché io se dico, ma hai rotto il... Cosa ho detto? Ma hai rotto il fiore? Quello è... E quindi questo volevo dirvi, sappiate che il motivo è quello sinceramente, perché voglio comunque portare queste rubriche che a me fanno ridere, tipo i racconti trash erotici mi piaceva tantissimo, non vedo perché non dovrei più farla, esattamente come questa delle chat, a me piace tantissimo, mi diverto da morire, per esempio questa qua l'ho fatta così per cazzeggio, iniziamo a fare screen, e poi è uscito sto Paolo 2 che è il mito della puntata, preparatevi appena sentite Paolo 2 perché è il mito della puntata. E ho detto, io non posso privare i trescioni di conoscere Paolo 2, è un cazzo di genio, loro devono conoscere Paolo 2, me ne sbatto le balle. E quindi assolutamente, ho detto no, faccio il video, al limite ammutolisco un po' di cose, ma voi dovete conoscere questo idolo. E poi quando sentirete il racconto di Paolo 2 direte, cioè hai ragione. Allora, cominciamo subito perché ve lo tengo per ultimo Paolo 2. Vi dico solo che sono entrata in questa chat con Nick Mi Puzza Lavagi. Cioè mi sono presentata proprio al meglio delle mie potenzialitudini. Allora, siciliano in cerca mi scrive, ciao, ti va di chattare con me? E io, ciao, sì, mi va, te va di chattare con una ragazza coi Puzza Lavagi? Sì, Anni, cioè non battere ciglio, chi se ne frega se ti puzza, ce l'hai di base, è tua, mi piace, mi piace, voto 10. Grande, a te piace l'odore di baggiana? 32, tu? Sì, io 40, da dove digiti? Cioè, io ho passato una vita a pensare che... ho pensato che lavarsi fosse una cosa buona e giusta, a quanto pare la zorca deve sapere di Santio. Molto bene. Moro Milano 27. Ciao, ti puzza la vagina? E io, sì, giuro, anche se la lavo. E se ne va. Della serie, ma madonna, che gente circola in sta chat. Ciao! La stessa cosa che penso io, Stelassa, però... Poi, wish you were beer, già solo per il nick, meriti tutta la mia stima. Haha, di pesce anche, dillo! Fino ad annusare. Haha, e sono raffreddato, non ce la fo. E io, se indovini il tipo di pesce, sei il mio Capitan Findus. E lui ride, cazzo ridi, era una proposta allettantissima. E io, ma vedrai che l'odore lo senti anche da raffreddato. Si stappa tipo Vix Vaporub. Non mi risponde più. Caffone, caffone maleducated. Federico 90, ehi! E io, piacere Mariuzza, la patata mi puzza. Mai risposto. Cioè, ti faccio uno slogan e non mi rispondi. Gente maleducata che circola nelle chat, non si può capire. Mister Muscolo mi dice, sera. E io, Mister Muscolo, dici che puoi aiutarmi a sturare la mia Bernarda putrida? Certo, sono qui apposta. Cioè, scusa, Stelassa, tu entri nelle chat per cercare Bernarde putride? Ok. Godiamo, già un mico, tutto un programma. Non ti lavi? No, adoro la ricottina. Di dove sei? Chi se ne frega? Anzi, acceleriamo anche i tempi, non mettiamo le vocali, perché devo sapere dove sei per conoscere questa ricottina stagionated. Ok,
che bello. Che belli gli uomini eterosessuali. Poi dicono, come mai ultimamente le donne si contornano di amici gay come se fossero funghi? Grazie al cazzo, gli uomini etero pensano solo a ste schifezze. Almeno gli uomini gay non ti rompono i coglioni. Capito? Cioè, ci troviamo in questa condition. Lord 1. Ciao. Tu Lord, io Lorda. Abbiamo già qualcosa in comune. Bene, mi piace Lorda. Ragazze, se siete single, avete capito perché? Perché ve la lavate. Fabri, come mai non stai bene? Non sta bene chi me la annusa più che altro. Sei furistima, come ti chiami? Sono Mariuzza, la patata mi puzza. Ragazzi, voglio vedere una marea di hashtag di tutte queste cheat sbucate da questa chat. Pietro il Grande, ciao, te la posso leccare? Ma sa di broccoli, sei sicuro? Sì, mi piace, è bello, odore di femmina. È bella anche la tua maestra d'italiano che è crepata prima di conoscerti probabilmente. Ma proseguiamo amici, perché manca quasi poco all'entrata di Paolo 2. Questa live, questo video lo metterò in premiere così lo commentiamo assieme in chat. Perché io adoro leggere le cose che scrivete in tempo reale, mi fate troppo ridere. Cioè, voi dite che io faccio ridere voi, ma voi fate ridere me quando leggo i commenti. Siamo una massa di cretini, ecco. Alex7979, ciao! Ciao, mi puzza la bagiana! Ciao, io 40 da Palermo, tu anni? Come mai ti puzza? Non la lavi? Io sì, la lavo, mi puzza lo stesso, è proprio una cosa di famiglia, ti piace come cosa? Intrigante. Deliziosa. Cioè, ti dico che mi puzza, intrigante. Ma se io mettessi come nick mi profuma lavaggi, secondo voi? Funziona di più o di meno? Devo provare. Vedeva che non gli rispondevo, il buon Alex7979 mi fa i punti di domanda della serie. Sì, ma io vorrei... Ah, sono fatta male, mannaggia ad Alex. E io, cosa c'è? Sei single? Io sì, e grazie al cazzo, cioè... Ti piace la ricotta del 36? E io sì, perché mi puzza. Come sei? Io 1,80, moro, occhi neri, cappello nero, macro, balls, massas. Io sono bella, ma mi puzza la Bernarda, quindi sono sempre single. Chi se ne frega, sennò come sei messa? A me piacerebbe annusartela, mi incuriosisce. Senta, signora Alex7979, a lei che cosa incuriosisce nella vita? Ma guardi, mi piace pescare, mi piace la pizza e mi piacerebbe annusarla ad una che mi puzza proprio strong. Ma anche se sa di selvatico? Sì, ti piacerebbe se te la... Sei un grande. Sei veramente un grande, ti giuro. Alex, tanta stima per il coraggio. Poi abbiamo Ultras Liberi, complimenti per il nick, proprio fai capire che sei una persona interessantissima. Lavatela, puzza di pesce. E io, ma me la lavo. No, sa di bagiana selvatica. E come mai? Fai troppo sesso forse. E io, forse ne faccio poco e sa di muffa. Non batteci due, quante ne hai? Ok. Vede che non rispondo, non vuole perdere assolutamente una a cui gli puzza, perché è rara, è una cosa assolutamente rara, è interessantissima, perché privarsi di una donna a cui gli puzza. Ogni quanto la lavi? 6 volte al giorno, mi puzza ugualmente, anche mia mamma e mia nonna, è proprio ereditario. Ma che dici? Qua ho avuto un barlume di intelligenza, spento con... Davvero, una patologia si chiama sindrome Sbarbadens. Ah, non va più scritto. Si è cagato addosso che la sindrome Sbarbadens fosse contagiosa. Hashtag sindrome Sbarbadens, bruttissima. Chi di voi ha mai conosciuto qualcuno con la sindrome Sbarbadens? Almeno uno nella vita l'abbiamo conosciuto tutti. Ho conosciuta. Poi Bacter, che tra l'altro batteri mi sembra il nick appropriato a scrivere una a cui gli puzza lavaggi. E lavatela allora! E io, e ci volevi tu a dirmelo, me la lavo infatti. Solo che mi puzza, o meglio, il mio ex mi ha lasciata perché diceva che mi puzzava di bagnacauda. E allora perché continua a puzzarti? Che cazzo ridi? E io, ma cosa ridi? È un problema serio, a te non puzza mai il sottoscrotino. Cioè, uno che ti chiede se ti puzza il sottoscrotino, un minimo te la fiuti che è una trollata. No, Bacter, no. Perché mi risponde... Insomma, mi risponde che se lo lava e lui non puzza, mi sono dimenticata di fare lo screen. E poi mi fa, beh dai, rasserenati, anche se sono una minoranza ci sono sempre comunque uomini a cui piace la... Quanto odio quelli che scrivono, cioè, ma cosa sei, una gallina? Cioè, è fastidiosissimo. E io stavo pensando di mettere il profumo in un Tampax e inserirmelo. Dici che può aiutare, fa tipo arbre magique. Già qua dovresti fettata, cioè una si mette il Tampax, un tinto di profumo. No,
solitamente no, Stelassa. E lui, ma secondo me prima trovare uno a cui piace il genere, non sto scherzando, ci sono uomini che ne vanno pazzi. Io dici? Lo so, è una sorta di feticismo non molto comune, ma esiste. Buon consiglio, se trovi uno così è perfetto. Secondo me è lui. Avevo un'amica che aveva e ha il tuo stesso problema. E come ha risolto? Si è trovata un ragazzo a cui piace così com'è e ora sono felicemente insieme. Dai, mi ha dato speranzitudine. Anche quelle con la bagiana putrida possono trovare l'amore. Che bello. Però è stato puccio questo, ha cercato anche di consolarmi, raghi, veramente, è stato dolcissimo. E arriviamo finalmente al re della puntata, Paolo 2, accogliamolo in studio. Rumori ambiguissimi, se entra qualcuno in stanza pensa che state guardando un po' un accio. Ah no ragazzi, mi sa che l'ho dimenticato prima uno. Ah no, Ultras Liberi ve l'ho letto, sì. Quindi finalmente c'è Paolo 2. Il king della puntata, il king. Ciao, adoro. E io, sei pescivendolo? La mia sta proprio di baccalà. No, ma perché non la lavi da un po'? Hai qualcosa? Anni della serie. Vorrei sapere il motivo, ma poi alla fine chi se ne frega. Ce l'hai di mille anni che quasi guaglia. E io la lavo sempre, ma mi puzza. Il mio ex dice che sa di tappo di zucchero. Secondo te è normale? Mi piace il lavaggio odorosa. E io, oh, finalmente qualcuno che se ne intende. Bravo, Paolo. Intenditore di baggiane selvatiche. Bestemmino così ho fatto dalla casa. Di cosa sa? Tipo di burro. Ma se prima ti ho detto che sa di sughero. Chi se ne frega di cosa sa? Ce l'hai, ripeto. Adoro l'intimo forte. Grande! Perché ogni volta che mi giro si abbaglia tutto qua? Sempre la faccia, eh? Boh, vabbè. Ti piace anche l'odore intimo maschile? Sì, molto. Di cosa deve sapere? Per piacerti? Finalmente una che mi capisce. Un altro che ride qua. Allora, c'è un test. Se volete sapere se un uomo è coglione, dite, fate una battuta e vedete in chat o su WhatsApp e vedete se ride con hehehe. Se ride con hehehe, scappate a gambe levate perché 9 su 10 è un coglione. E io anche per me mi sto sudore pipì e mi piace anche l'odore forte. E lui, wow, tipo fine giornata estiva, quando ti togli gli slip e sale proprio, cioè fai così e fa, buono, con l'odore proprio di maschio, il maschio deve lavarsi con l'acqua raggia. Esatto, e poi ovviamente l'odore del culo, cioè ragazzi non è neanche da dirlo, se c'è una cosa base, una cosa che piace a tutti è l'odore del culo, quanto buono è l'odore del culo. E io infatti ho scritto l'odore di canala sudata è il paradiso, cioè cosa c'è di più bello? Fai così, bellissimo. E lui, sì, oddio, sei super, lo so, lo so. E poi mi scrive, ma sei anche tu una di quelle che si passa il dito dentro le chiappe e poi le annusa? Cioè, già non me lo vedo che mette il dito, fa così, si fa tipo il baffo di Freddie Mercury. I got you, Mercury. Io sì, lo faccio sempre, a volte mi lecco anche il dito. Tu lo fai? Ma sì che lo faccio, anche in pubblico. Cioè ragazzi, lo vedete, questo qua che ne so, in coda alla COP. Io come fai in pubblico? Ti prego, spiegami, a volte mi viene la voglia di farlo, ma non so come, dato che ho paura che la gente se ne accorga. E lui tipo in ufficio senza farmi notare. Cioè lo vedete questo qua che lavora? Ma come si fa? Tipo in ufficio senza farsi notare. Ti prego dimmi che ufficio lavori, Paolo, perché voglio venirti a trovare. Non ti stringo la mano, però voglio venirti a trovare. E io, entri con la mano da sopra, magari allento la cintura e mi sfrego il dito. Ah, non è che fa così puccia una volta, proprio fa. Fantastico. Domanda più che lecita la mia. Ti è mai capitato di sporcarti il dito? Magari con la schiena rivolta verso il muro. A volte sì. Magari quando cago fuori non riesco a pulire il pipì. Ma scusami, ma se sai che hai cacato e non ti sei pulito bene il culo, ma per quale cazzo di ragione ci metti il dito? Cioè, non ha senso. E lui sparita, perché io ho detto, vabbè, questo è un troll, dai, non è possibile. Ma perché sono piena di brufoli? Vabbè, chiedermi. Scusa, stavo mettendomi il dito nel culo. Davvero? Sì. Anche io allora, sai tipo quando apri un pacchetto di chewing gum? Mangio un chewing gum? Anche io ne voglio uno, giustamente, dietro nel culo è contagioso.
E poi mi chiede di cosa sa. E io, che dito ci inseriamo? Sa di merda, di cosa deve sapere. Quando hai cagato oggi? Lui si mette l'indice e io, poco fa. Ti sei fatta la bidea pulita solo con la carta? Anche il mio sa di merda, grazie, di cosa deve sapere? Di Nutella. E io, solo con la carta, perché volevo sentire l'odore di merda. Lui già che c'è, buca con... Cioè, senti, mi tocco anche... Ti piace il... E io, ma sì, dai, già che sei nei paraggi, adoro. E io, anche lo... Ti piace, giusto? Perché non l'avessi capito, uno è pipì e l'altro è popò. E io, e lui, quello ho mai fatto, però mi attira, come lo fai te? E io lo faccio, ma non l'ho mai ricevuto. Diciamo che tu saresti il candidato perfetto per ricevere una bella secchiata di merda calda. Fatta da me, non risponde più. Cioè, Paolo, tu mi hai stracciato il cuore. Tu prima mi hai conquistato con queste affinità che abbiamo in comune e poi sparisci così. Cioè, tu Paolo devi tornare. Hashtag Paolo torna. Tu eri l'uomo perfetto per me. Perché hai fatto questo? E 5, 6 e 7, oh, perché mi hai rotto il cuore, povera me. La fine di un ditino mi hai fatto fa. No ragazzi, veramente, ma si può? Io penso di essere cogliona, poi entro in queste chat e dico, cazzo, ma perché non sono laureata ad Harvard? Sono un cazzo di genio, papà. Questo è tutto e c'è una fine. Cosa?